Beata Elisabetta. È piuttosto stretto, dove è importante che gli atleti vadano a prendere subito posizione. C'è la situazione qui che gli atleti possono veramente avere spazio, e hanno spazio, e la partenza è avvenuta, una corsa che supera 30 minuti. Sono oltre un migliaio gli atleti che complessivamente hanno dato vita oggi al campionato italiano di società. Spettacolare la partenza della gara seniores maschile, qui siamo alla 42esima edizione. Campioni uscenti, i ragazzi della SNAM Gasmetano, che hanno vinto le ultime due edizioni, tutte e due le volte davanti alla PAF di Verona e all'Amatori Atletica Sorrento. Il grande favorito è Panetta, autore di una gara maiuscola quanto convincente al Campaccio. Poi, che dire, Lambruschini, Carosi, Barzaghi, il migliore di Austria ai campionati europei di Anluik il 10 dicembre scorso. C'è Modica e poi attesissimo Bennici, che è approdato al gruppo sportivo Carabinieri. Sodalizio che potrebbe davvero mettere le mani sullo scudetto quest'anno, magari facendo i conti anche con le Fiamme Gialle. Qui il responsabile della polisportiva Fiamme Gialle, capitano Parinello, che però vogliamo coinvolgere brevemente su un altro argomento. È ora di parlarne. In settembre l'Italia ospiterà i giochi mondiali militari. Sì, e a settembre i giochi mondiali militari, in cui saranno impegnati tutti i gruppi sportivi militari, stavolta aperti per la prima volta anche al gruppo sportivo della polizia, della forestale, e soprattutto proprio per questo una scadenza immediata. Alla fine del mese di marzo avremo i campionati mondiali militari di corsa campestre. Stavolta per la prima volta l'Italia parteciperà a un campionato mondiale militare anche con una squadra femminile. A costituire la squadra femminile saranno le atlete della forestale, che abbiamo visto proprio alcuni minuti fa. Tra l'altro è molto bene, quindi l'Italia avrà una squadra competitiva molto forte, e soprattutto anche la squadra maschile sarà molto forte, perché avrà proprio quei atleti, vedo adesso Modica e gli altri, che quindi personalmente potrebbero costituire una forte squadra militare, quindi con gli atleti delle Fiamme Oro, della Forestale, delle Fiamme Azzurre, oltre che ovviamente dei Carabinieri, che quest'anno schierano una squadra fortissima e penso che in questo momento siano forse i favoriti. E ecco, penso che questo sia soprattutto la cosa più importante in vista appunto di questa prima scadenza. Benissimo, avremo comunque modo ed occasione di parlare dei campionati mondiali militari nel corso delle prossime telecronache. I grandi personaggi di questo cross: Gennaro Di Napoli, Lambruschini, Panetta, Carosi, Bennici. Diamo un po' l'occhiata. Modica lo vedete nelle prime posizioni, come suo costume. Occhio anche agli uomini della SNAM Gasmetano, i campioni uscenti. Poi forse anche la forestale. Questi dovrebbero essere gli atleti che si disputano lo scudetto. Gennaro Di Napoli non ha bisogno di darvi il pettorale, lo conoscete. È sparito un po' dalle scene, nel senso che si sta preparando seriamente, ha colto i frutti di una preparazione la scorsa estate, eccolo lì davanti con le sue lunghe leve a fare l'andatura. Di Napoli dunque, Panetta, duelli entusiasmanti come nel passato. Vediamo se Panetta oggi saprà disciplinare il suo istinto. Petra, cioè la gara del Campaccio, dove ha tentato di stroncare gli africani, i grandi campioni del Kenya, fin dall'inizio, per poi pagare nel finale allo sprint. Allora, due uomini della SNAM Gasmetano al comando, poi i carabinieri e la polizia nelle prime posizioni. Gara ancora incerta, certo che nel cross, quando le partenze sono affollate, come è avvenuto in questo caso, Balani ha fatto bene a riproporre il replay della partenza, è importante prendere subito le posizioni. Guardate quanto è suggestiva questa inquadratura. Anche il percorso si presta ad esaltare la bellezza di queste corse campestri. Non abbiamo visto finora Panetta, il grande favorito. Auguriamoci di scovarlo presto. Ed ora, per quanto riguarda una panoramica dei club e dei tre atleti che idealmente in linea teorica possono portare punti alle rispettive formazioni, adatti Monetti, ricordando che abbiamo tutti o quasi gli azzurri del cross. Il leader dei carabinieri, oltre a Bennici, dovrebbe essere Pusterla. Arlati, per esempio, invece sarà l'uomo importante assieme a Di Napoli per quanto riguarda la SNAM Gasmetano. La SNAM Gasmetano, proprio con Di Napoli, Arlati, Armuzzi e Gotti,
una squadra competitiva che da subito battaglia. Ricordiamo la nostra Roma, Bleggi, che fu la prova unica, cioè Pusterla vinse il titolo individuale e la prova era valevole alle campane di Roma anche per queste società. Ma torniamo alle squadre con la Gabbi che ha gli azzurri, Bernardini, D'Urbano, Tagliaferri, Croce, i Carabinieri Bologna, temibili, con Bennici, Crepaldi, Leone e Pusterla, la squadra che ha i favori del pronostico. E poi dobbiamo andare alle Fiamme Oro, Padova, con Lambruschini, Modica, che nelle prime posizioni, Giardello e Zanon, poi la Forestale, Carosi, Gozzano, Milesi e Ruggero, le Fiamme Gialle con Donati, Nicosia, Adamo e Moltoni, mentre Stefano Baldini, l'Emiliano da seguire, è per la Pradini Excelsior. Panetta corre per la Pafferona, solo tre atleti, non c'è più la squadra maschile della PAF Verona e hanno dovuto tesserare due atleti amatori, per la precisione Cappelletti e Tranfuga, per far partire Panetta, che ci hanno detto essere partito ma che non l'abbiamo visto nelle prime posizioni. Va bene, gara tutt'altro che decisa, siamo appena alle battute iniziali, c'è stato un giro piccolo, poi iniziano davvero i giri grandi. Panetta, eccolo lì, in terza posizione all'esterno, finalmente l'abbiamo intravisto, finora guardavo preoccupati, avevo il timore, è già accaduto tante volte in passato che il favorito rimanga intrumpato e nella convulsa partenza, ora sta scendendo attorno alla decima posizione Panetta, però è lì, il corsaro è sempre presente, ci sono tutti i migliori lì davanti, ho visto anche Pusterla, ora c'è Modica a fare la dura, c'è anche Bennici. Ho incontrato Visini, responsabile dei Carabinieri, e ha molta fiducia nel recupero più psicologico che fisico di Bennici. Su di lui scommette ad occhi chiusi. E l'immagine prima che nel terreno Balani ci ha dato e ci fornisce in questo momento ci consente di valutare tecnicamente questo cross. Ci ricorda proprio il cross del campionato del mondo. Ampi spazi, lunghi rettilini, fondo erboso e magari qui la corsa sembra essere quasi come una maratona, ad esempio sull'asfalto, molto liscia, non ci sono i fossi, non ci sono salite, non ci sono ostacoli artificiali, non ci sono strettoie, non ci sono passaggi difficili se non quel ponticello che vedremo e quel salto del fosso in prossimità dell'arrivo. Tutti gli atleti possono tenere una loro linea di corsa regolare e avanzare tranquillamente e guardarsi e stare meno attenti a dove mettono i piedi, come si dice, perché non ci sono sassi, non ci sono asperità particolari. Bene, gara ancora enigmatica, potremmo giocare a lungo con i pronostici. Ecco una rampetta, il ponticello, un ostacolo artificiale tipicamente britannico, splendido fra l'altro il percorso di Alnwick, campionati europei, con un castello ed un torrente, percorso tipico del cross country che avremo modo di riammirare anche il prossimo anno. Su a destra del teleschermo avete visto Pusterla, questo è il laghetto al centro del campo di golf, sentiremo più avanti anche il rettore dell'Università di Ferrara, orgoglioso di ospitare questi tricolori con la speranza che poi il bianco, il rosso e il verde si tramuti in iride nel 1997. Eccolo lì, al centro, Modica. Poi con il 108 Bennici, con la nuova divisa dei Carabinieri. Panetta al centro del plotone, davanti a lui D'Urbano, poi Lambruschini sulla destra, Pusterla sul filo destro del teleschermo, anche lui uomo di Carabinieri. Abbiamo tre Carabinieri nella pattuglia di testa, questo è importante ai fini della situazione dello scudetto, e tre uomini della SNAM Gasmetano, quindi grande duello. La SNAM ha intenzione di riconfermarsi lo scudetto degli ultimi due anni, fare trisma, ha iniziato due anni fa, abbissato alle Capannelle in Roma lo scorso anno. Oggi la lotta, non c'è dubbio, sarà dura, e non v'è dubbio che arbitro della partita sarà proprio Francesco Panetta. Dalla sua condotta di gara potrà dipendere gran parte dell'esito finale della classifica tricolore, potrebbe fare lui la selezione e provocare cedimenti inaspettati. Ecco proprio il ponte, che gli atleti ripeteranno sei volte.
Questo fatto particolare dei tre carabinieri, i presidenti della SNAM, non ci sono i tre delle Fiamme Oro Padova, c'è solo Modica nella prima posizione. Sono due della polizia, però c'è anche Lambruschini nella pattuglia oltre a Modica. Con Lambruschini, ma questo ci dice che ognuno qui deve pensare a correre oltre che per se stesso, per la società. Cosa che invece Panetta non deve osservare, è piuttosto libero mentalmente, perché sa che la squadra non è competitiva. È per questo che dicevo che potrebbe essere lui l'arbitro da lotto per lo scudetto, perché non avendo, come gli anni scorsi, obblighi di squadra, cioè guardare che il suo ritmo non sia proibitivo, non sia impegnativo per gli altri compagni di squadra, in modo da non farli scoppiare, per parlare un linguaggio terra a terra, oggi potrebbe determinare la classifica. E certamente Panetta, essendo libero, lascia l'iniziativa a tutti gli altri, la corsa è molto lunga, solo 10 minuti, in questo momento siamo nel terzo chilometro, e lascia l'iniziativa agli altri. C'è da vedere questo di Napoli, che temerariamente ha preso il comando fin dall'inizio, fin quando potrà tenere, e qui mette a pericolo, oltre il suo onore, e mette a pericolo quello che può essere la squadra, la SNAM, che è una delle migliori, l'anno scorso ha vinto il titolo assoluto. Comunque è bello vedere di Napoli autoritario. Radio Atletica dice che troveremo di fronte quest'anno un di Napoli nuovo, più determinato, deciso finalmente con i suoi grandi mezzi, con la volontà a sconfiggere la fortuna che senza ombra di dubbio l'ha perseguitato nelle ultime stagioni. Di Napoli già aveva dato segnali confortanti sul finire della scorsa stagione, purtroppo dopo, al di là dei grandi appuntamenti che contavano. Ma è un ragazzo ancora molto giovane, la classe è cristallina, le doti indubbie, quindi siamo certi e felici di poter conoscere il miglior di Napoli nell'anno dei mondiali al coperto e dei mondiali all'aperto. Lui ha un titolo da difendere, i 3.000 indoor vinti ai mondiali di Toronto 2 anni or sono. Beh, c'è subito l'occasione al Palazzo San Jordi di Barcellona a fine marzo. Di Napoli potrà, se vorrà, lì fare le prove generali per i mondiali che contano, quelli outdoor in terra di Svezia in agosto. Allora, siamo quasi a 12 minuti di gara, Panetta sempre al coperto, in posizione di guardinga. Sembra lui il keniano oggi in questa pattuglia di azzurri che è al comando. Frattanto c'è un allungo di un uomo della SNAM Gasmetano. Abbiamo anche 3 finanzieri e 3 forestali nel plotone allungato al comando della competizione. Non c'è dubbio che la gara non ha ancora una connotazione precisa. Gli assi non ha ancora deciso, giunto il momento. Però la Panetta ogni tanto mette il naso avanti. Lo vedete lì sempre nella scena di Urbano, ogni tanto va a sollecitare l'andatura, si guarda attorno. Potremmo usare una frase antica. Gioca come il gatto con il topo, questa sembrerebbe. Oggi non ha intenzione di fare sfracelli. Lui ha provato al campaccio a San Giorgio Solignano il giorno dell'Epifania a stroncare lo strapotere keniano con allunghi imperiosi fin dall'inizio. Non gli è andata bene, ma è stata una grande gara. Un 4º posto allo sprint dietro etiopi e kenioti è davvero da scrivere nell'albo dei ricordi. Panetta della PAF, la PAF che ha vinto gli ultimi 4 titoli e poi aveva vinto anche nell'88, parliamo di categoria senior, questa categoria, mentre l'assoluta è stata vinta dalla SNAM di Gasmetano nelle ultime 2 edizioni. La Pro Patria di Milano, con vari nomi di sponsorizzazioni, è quella che ha vinto il maggior numero di scudetti, e la storia ci porta al primo titolo nel lontano 1926, fu il Club Sportivo di Firenze a vincere lo scudetto tricolore. Se la prospettiva non mi ha ingannato, io credo di aver scorto ben 4 uomini SNAM nel gruppo di testa. Ora c'è Pusterla al comando davanti a Modica, D'Urbano, Panetta. In avanti anche Bellici, attualmente in 5ª posizione nella scia di Panetta. Poi la pattuglia della SNAM con Di Napoli, Arlati, Arbuzzi e Gotti. Tutti e 4 gli uomini della SNAM nelle prime 15 posizioni. Quindi SNAM più forte che mai, poi i carabinieri e poi la polizia. Questa è la lotta per lo scudetto dopo 14 minuti di corsa. E se andiamo a leggere tra le righe, qui abbiamo Pusterla, il campione d'Italia in carica a livello individuale, dovrà difendere il titolo a Inverigo il prossimo 12 febbraio. Modica, il campione dell'anno precedente, che aveva battuto proprio Panetta a Modena nella prova sulla pista della Ferrari, della pista della Ferrari, esattamente. E approfittando poi anche un
Panetta influenzato, perché quell'anno Panetta, e parliamo, certo, di due edizioni or sono, fu veramente il dominatore della stagione, aveva stracciato tutti, vincendo tutti i cross possibili, dal Campaccio al Villa Lagarina, a Lancian. Cioè, era veramente l'atleta più in forma. È giunto con la forza di volontà allo sprint sulla pista di Fiorano, cedendo a Modica non senza una punta di amarezza. Panetta che detiene il maggior numero di scudetti tricolori, così come vittorie per il Campaccio. Panetta che sarà impegnato, dovrà partire anche per un periodo in Sudafrica per allenamenti in altura. Il calendario è molto lungo, ricordiamo anche Capistrello, il cross del 5 febbraio e poi via via fino al Mondiale il 25 marzo in Inghilterra a Durham. Quasi a confermare le voci dell'Adriatletica, guardate il nuovo look di Gennaro di Napoli, i capelli molto corti. Lo scorso anno maledì parecchio il suo look, quello voluto veramente dal suo barbiere. Ecco l'allungo di Panetta, gli resiste soltanto Pusterla. Inizia il primo attacco, dopo 15 minuti di gara, vedete come è allungato la fila. Panetta è davvero un fuoriclasse, gli anni passano. Siamo nemmeno in gara. Siamo su una distanza di 12 km, così come il Campaccio, quindi la gara durerà presumibilmente sui 36-37 minuti, dipende dal percorso più o meno scorrevole. Qui il terreno è ghiacciato, ora il sole può darsi che contribuisca a renderlo un pochino più morbido. Bello questo ponte. Si è girato, approfittando dell'ostacolo e della curva per controllare quanto accade alle sue spalle. Modica, Durbano, Pusterla, Panetta, poi viene avanti Di Napoli, il nuovo Di Napoli. Dicevo che lo scorso anno ha maledetto più volte la sua lunga capigliatura, in un'occasione a Zurigo con il vento temporale, tutti i capelli gli finirono sugli occhi, non vedeva più dove stava in pista, dove metteva i piedi. In quel momento può darsi che sia nata la decisione di dare un taglio secco alla capigliatura. E comunque Panetta ha dato questo strattone, ha fatto selezione, ma è ammirevole come Di Napoli sia rientrato, il gruppetto di 14 si è ridotto. Tre carabinieri, due SNAM, un PAF nella pattuglia al comando, poi c'è Durbano, gli altri ad inseguire. Carabinieri comunque, quasi ad onorare il pronostico che avevamo anticipato, dando un piccolo margine di favore nella lotta per lo scudetto all'arma. Stanno onorando quanto detto, però è ancora presto. La gara è ancora lunga, siamo sì e no adesso a metà della competizione. Vedete quanto è numeroso il pubblico, qui siamo nelle retrovie. Comanda il pelotone Ferdinando Benedetti del Cus Perugia, ora altri atleti che non godono mai del favore della ribalta ma che onorano le competizioni. Pensate a tutti questi ragazzi, la maggior parte sconosciuti, che affrontano viaggi anche impervi da ogni regione d'Italia, e sapete quanto è stato martoriato il centro e il meridione d'Italia in questi giorni, venire a gareggiare a Ferrara senza alcuna speranza di successo. Soltanto per onorare una maglia che portano in nome di una società, e questa è l'atletica leggera, questo è davvero il bello dello sport. E i carabinieri Bologna, Bleggi che ha ricordato, sono quattro gli atleti, tra i favoriti Bellici, Crepaldi, Leone e Pusterla, i carabinieri che hanno vinto due volte il titolo italiano a livello senior nel 1975. Scusami Moretti, c'è l'opposto, è Pusterla che allunga e Panetta che risponde, davvero splendido questo duello. Panetta Guardingo più che mai, rientra anche Modica, anche per Modica una gara fotocopia, quella del Campaccio del 6 gennaio. Modica ha ceduto soltanto nell'ultimo giro e Bellici, anzi non Pusterla, è Bellici a comando. Pusterla è in quinta posizione dietro Gennaro di Napoli e davanti ad Armuzzi c'è Durbano, anche Durbano, Maratoneta, pensate come sta tenendo bene il ritmo. E un altro maratoneta, Barzaghi, è stato il migliore della nazionale italiana negli campionati europei di Alnwick il 10 dicembre. Sesto posto, oggi lo attendavamo, ma non è sempre giornata felice. Barzaghi dovrà pensare ovviamente di impostare il suo programma di maratona, ed ecco Lambruschini, un po' attordato, ma Lambruschini, anche lui, ha altri programmi. Partirà tra breve con i mezzofondisti per il Sudafrica, lì comincerà veramente ad arare il campo più fertile, quello che dovrebbe dare il raccolto più bello in agosto a Göteborg in Svezia. Ecco Carosi, vice campione europeo, quindi il primo e il secondo dei 3.000 siepeli europei di Helsinki, nelle posizioni centrali del pelotone. Abbiamo visto anche Bernardini, ma stavano dicendo i carabinieri che hanno vinto nel 74, nel 75 e nel 76 il titolo
italiana, erano gli anni di Solone, quando nel 74 Solone fu decimo al cross campionato Coppa del Mondo, cross delle nazioni, allora a Monza, la prima volta che l'Italia ospitò questo cross, e poi ci fu nell'82 a Roma, e ora si parla per il 97, come ho detto la sfida dovrebbe essere tra Torino, il cross della Manga, con la regione Piemonte, e Ferrara con la regione Emilia, ma soprattutto con il CUS per questa supremazia. Finora Panetta non si è toccato come suo costume a metà dello sforzo il fegato e nemmeno la milza, lui alterna in genere questi piccoli disturbi, e direi che ho l'impressione di un Panetta che sta sagacemente controllando la gara senza spendere nulla di più. Conosce bene insomma i suoi avversari, stavo per dire i polli, ma sarebbe riguardoso. È certamente il più forte, l'uomo di maggior caratura, forse l'uomo che più si adatta al cross in Italia. Ha avuto anche lui due annate difficili, ora è tornato agli splendori di un tempo. Ha nobilitato con la sua condotta di gara il primo grande cross del 1995, sto parlando del Campaccio, ma dobbiamo rendere onore anche a Modica, sempre vivo, sempre pimpante, e a Gennaro Di Napoli, che alla prima uscita sta davvero sorprendendo in maniera positiva. È veramente una posizione di grande coraggio, ma di grande bravura di Gennaro Di Napoli, che non lo E poi è una bella corsa, guardate Di Napoli. E beh, ma su un fondo così, con questi rettilini, può lanciare la sua corsa, può aprirsi tecnicamente, non ha nessun timore reverenziale. Adesso è un problema di tenuta, vedere se sui 12 km riuscirà a tenere fino in fondo. Comunque vada, già ha dimostrato la sua caratteristica dell'anno, la sua volontà di questo Gennaro Di Napoli. Nato a Napoli, poi subito finito a Milano, a Rogoredo, anzi è un po' il re di Rogoredo, questo quartiere fra Milano e San Donato, dove ha sede la sua città. Dicevo, Gennaro Di Napoli, nato a Napoli il 5 marzo del 1968, ho detto che è ancora molto giovane, campione europeo juniores dei 1500 nell'87, medaglia d'argento dei 1500 agli Euro, campionati europei del 1990 a Spalato, poi all'indomani proprio tre giorni dopo la conquista dell'argento ha conquistato il primato italiano dei 1500 al meeting di Rieti, primato tuttora imbattuto, 3:32:78, un ordine d'arrivo principesco, secondo posto per Harold, campione europeo, poi il grande Morselli. Quindi due titoli importanti, ma non importantissimi. Il titolo europeo di 3000 indoor a Genova nel 92 e il titolo mondiale, sempre di 3000 indoor, nel 93 a Toronto. Titolo che difenderà, come già ricordato, a Barcellona nei mondiali al coperto in programma nel mese di marzo. E un applauso anche a Bennici, un altro atleta che ha grandi mezzi, grande possibilità, ma che per vari motivi non ha mai saputo esprimersi al massimo. Può darsi, ora sta chiudendo la pattuglia dei primi, ma al comando c'è Pusterla, il campione uscente, titolo conquistato lo scorso anno alle Capannelle a Roma, come abbiamo ricordato in precedenza, prova unica sia per il titolo individuale che per il titolo di società. Panetta al secondo posto, Pusterla vediamo, poi Di Napoli, poi Modica, Burbano e Bennici. Umberto Pusterla, la rivelazione del cross a partire dallo scorso anno, con l'arrivo a gestire il settore azzurro da parte del grande tecnico di Alberto Cova e di Panetta, sto parlando di Rondelli, il professor Rondelli. Umberto Pusterla, di professione ragioniere, è nato il 2 ottobre del 67 in provincia di Como, esattamente ad Erba, è tesserato per i carabinieri, non ha un grande albo d'oro in pista pressoché esistente, ricordiamo il suo titolo italiano e ricordiamo che abita vicino al paese di Alberto Cova in Verigo. E Alberto Cova ed Inverigo ospiteranno il campionato italiano individuale a metà di febbraio, fra un mese, il 12, con l'aiuto di Monetti, il 12 febbraio. Esattamente il 12, sì. E quella sarà l'occasione, anche l'ultima, per verificare la condizione degli azzurri non molto brillanti al campionato europeo, in vista del campionato del mondo di cross, che si tiene come sempre in marzo. Lambruscini nelle posizioni ancora dietro, ma da lui si sapeva, del resto il Campaccio ha fatto solo la distanza più corta dei 6 km e Panetta qui deve pensare a vincere, ha voluto la corsa, ha chiesto alla sua società.
Amini, il presidente, di tesserare due amatori per poter partire, perché altrimenti come singolo non poteva presentarsi. Il regolamento prevede che tre atleti portano punti, cinque il massimo che una squadra può schierare, dunque tre sono gli atleti per la PAF di Verona, la stessa PAF che non può ambire al titolo. Quando ha vinto c'erano i Bordini, i Bettioli, D'Urbano, Bernardini, Allegro, tutti nomi importanti, ma ora la PAF ha fatto una scelta, è andato più sulla prova femminile che non quella maschile. Solo Panetta e Benvenuti, Andrea Benvenuti, attualmente in Canarie, condurso ad allenarsi. Che sono stati, ecco Panetta che comincia a toccarsi al fianco come suo solito, ha operato il secondo allungo della competizione 10 minuti dopo aver fatto la selezione. Vi ricordate, eravamo attorno al quarto d'ora di gara quando Panetta ha dato la prima accelerata. Una coppia al comando dunque, e la prossima, qui vediamo piuttosto affaticato Calvaresi. Una coppia dunque al comando, qui siamo nella parte terminale del giro grande. Affascinante questo passaggio con qualche insidia. Ecco qui Lambruschini, poi Carosi, i due più forti europei delle siepi accoppiati in gara. Abbiamo visto anche Nicosia, vincitore della maratona di Cesano Boscone e di conseguenza campione italiano della specialità di Napoli. D'Urbano, vedete, i due se ne sono andati dunque. Panetta è dietro dunque. Ci aveva ingannato, non era un allungo, se non abbiamo visto male il percorso di Napoli, e scusate, Panetta credo che sia leggermente attardato, comunque l'inquadratura successiva potrà confortare la nostra impressione. Mentre di Napoli al comando vediamo Bennici e Pusterla, Gennaro di Napoli al comando, ed eccolo qui Panetta. Ora cerchiamo di capire, questa è la parte che non possiamo vedere da distante del percorso. Tutto nettamente Panetta, ha ceduto, quindi quando si toccava al fianco vuol dire che ha avuto la solita crisi, è caduto anche al campaccio, è caduto quasi sempre nella sua carriera di atleta, che a un certo punto risente di qualche malanno. Siamo a un momento critico della corsa, con Panetta in questa posizione, due atleti della SNAM nel gruppo di testa e due carabinieri, dunque fa gioco il terzo classificato, quantomeno la terza posizione fino a questo momento. Sorprende Panetta, sui 12 km del campaccio al debutto ha tenuto i keniani. Sì, però ha avuto anche lì un momento di difficoltà che poi aggravato anche dal fatto che poi ha dichiarato a posteriori di aver urtato con il piede una zolla ghiacciata che gli ha creato qualche problema di appoggio. Qui oltre ai soliti dolori al fegato o alla milza, non abbiamo avuto modo di vedere esattamente la parte del costato che si toccava. Deve essere intervenuto qualche cos'altro. Comunque bella la gara di Napoli, che di si Napoli è nascosto e si è presentato nel giorno giusto, ora è al comando, affiancato da Pusterla. Tiene duro anche Modica, leggermente tra gli altri. E certamente il percorso facilita di Napoli, come già abbiamo ricordato, e insistiamo su questo particolare. Panetta forse era più preparato a cambi di ritmo, a scatti, su un percorso più nervoso, mentre un percorso istintivo di Napoli può veramente dare sfogo a tutte le sue capacità. Pusterla lo tiene, Pusterla ha vinto alla Mandria a Torino, il campione d'Italia, ha un buon finale. È strano questo ragazzo però, che alterna grandi prestazioni a gare opache, è accaduto anche agli europei, a Darwin, dove non si è proprio visto, al campaccio ha fatto una gara così così ed oggi si presenta alla grande. Di Napoli leggermente scomposto, più corretta invece, più redditizia la corsa di Pusterla, però può essere un'impressione fugace. Vediamo Modica, tenace come sempre in terza posizione, Pusterla al comando, resiste bene Gennaro di Napoli che anzi prende ancora iniziativa su questa asperità. Affianca Pusterla, e però il carabiniere sembra più fresco, ora si gira di Napoli a controllare, ha operato uno sforzo non da poco, poc'anzi sta rientrando Modica e poi il secondo uomo della SNAM. E da seguire i due atleti che hanno un buon finale, e se non arriva in volata Modica è l'unico a dover cedere perché non dispone di volata, è un maratoneta, di Napoli è un finissore di prestigio, cioè è uomo da 1500 metri, anche se quest'anno ha dichiarato di voler affrontare seriamente i 5.000 metri, Pusterla forse un po' più esperto sui cross, Pusterla deve difendere il titolo, e Pusterla anche lui un buon finale, e poi soprattutto deve trascinare i carabinieri verso il successo, SNAM di Asmetano permettendo.
Lotta dunque fra la SNAM, campione uscente, e i carabinieri. Panetta ancora in difficoltà. Ricordiamo gli uomini della SNAM, Arlati, che dovrebbe essere il secondo dopo di Napoli, Armuzzi e Renato Gotti. Poi uno junior di grande avvenire, del quale abbiamo già parlato, i vincitori del Campaccio. È una coppia comunque, vedete, sempre al comando, con Modica lì a due metri ad inseguire. Non credo sia Arlati il secondo uomo SNAM, da questa inquadratura non mi sembra. Potrebbe essere Armuzzi, Antonio Armuzzi, un ragazzo del 1969. Iniziano i doppiaggi ovviamente e continua la crisi di Panetta. Anche Urbano sta cedendo, lo vedete in basso sul teleschermo, accoppiato a Bennici. Buono il suo rientro, manca forse la tenuta fino in fondo, mancano all'incirca 6-7 minuti, questa è la stima approssimativa che possiamo operare al termine della competizione. Vorrei chiedere la collaborazione del nostro amico della squadra esterna di Bologna, l'assistente, perché ci mandi qui il sindaco di Ferrara, il rettore, per poter scambiare due battute in attesa dei momenti più appassionanti e conclusivi di questo campionato italiano di società. Prova Seniores, mentre la telecamera svaria sul gruppo degli inseguitori. Vediamo Mauro Bernardini, che non è nemmeno parente del Severino Bernardini più famoso. È un ragazzo, questo inquadrato, con il 252 dell'Aeronautica Militare, sodalizio glorioso, mentre Di Napoli ha operato lo scatto e se n'è andato. Tutti attendevano Panetta, invece c'è un campione ritrovato, Gennaro Di Napoli irresistibile, che ha allungato, suscitando il comprensibile entusiasmo del grande pubblico che fa cornice a questa grande edizione di campionati italiani di società. Abbiamo il rettore dell'Università di Ferrara, dicevamo che il CUS ha ospitato degnamente questi campionati con la speranza che il tricolore diventi iride fra tre anni, è vero così, rettore? Sì, speriamo che lo portino a Ferrara. Abbiamo le attrezzature per poter fare una manifestazione degna. Beh, rettore, intanto Ferrara ha portato fortuna a Gennaro Di Napoli, questo grande campione dell'atletica italiana che ormai è in vista del traguardo, lo vedete quanto è rilassato, sta sorridendo. Complimenti comunque al CUS per questa splendida organizzazione, per questo centro sportivo che noi ci auguriamo di vedere crescere ancora in futuro. Vediamo l'epilogo di questa competizione. Di Napoli va a regalare punti pesanti e importanti alla SNAM, ma soprattutto si regala una splendida vittoria. Vedete la sua gioia, quasi incredulo, taglia il traguardo in un tempo eccezionale sui 12 km, 31 e 53. Distacco su Costerla che chiude a 4 secondi circa, poi Modica e Arnuzzi, credo sia Arnuzzi, l'altro atleta della SNAM, ed ora Bennici al positivo rientro, anzi non è Bennici, D'Urbano. Bennici là in fondo con Panetta che sta tentando di arrivare in questo momento. I carabinieri mettono una grossa ipoteca sullo scudetto, eccolo qui Bennici, è l'uomo che regala lo scudetto ai carabinieri, tre uomini nelle prime sei posizioni, ed ora Panetta, affaticato, l'uomo più atteso ha ceduto proprio nel finale, giunge anche Calvaresi e poi tutti gli altri. Allora, signor rettore, grande gara di campionato italiano di Napoli, il CUS Ferrara, culla della maratona italiana, ha portato fortuna ad uno dei grandi campioni dell'Atletica Azzurra. Panetta lo ritroveremo di certo per strada, con il carattere che si ritrova, non è certamente un uomo smarrito. Ah, sicuramente. Ferrara ha una grande, ha avuto un ruolo importante nell'atletica, anche per la parte scientifica legata allo sviluppo appunto dell'attività muscolare fatta dalla medicina sportiva, che si è vista in tante manifestazioni anche non solo di atletica ma anche di altre attività, per cui siamo molto contenti che l'università possa contribuire a queste manifestazioni. Grazie, questo centro mi pare poi destinato a crescere in futuro, sì, no? È il centro, sì, stiamo prendendo accordi con il comune per includere altre aree e fare un parco unico, università comune per tutta la città. Il sindaco di Ferrara? Vediamo se arriva anche il sindaco di Ferrara in postazione, tra poco usciremo anche noi. C'è l'assessore allo sport di Ferrara, quindi esco anch'io di postazione. Vi riepilogo la classifica per quanto possibile. Di Napoli è dunque vinto nel tempo di 31:52, secondo Pustella di Carabinieri, terzo Modica delle Fiamme Oro, poi Armuzzi della SNAM, Crepaldi per la SNAM, e quindi bella la lotta fra SNAM e Carabinieri. Sarà questione proprio di pochissimi punti, se non di un punto.
poi D'Urbano, Bennici e ottavo Francesco Panetta. Infatti, cedo la linea un attimo a Monetti e io esco per l'intervista. Sì, infatti Blegi hai detto giusto, dovrebbe essere un punto a favore dei carabinieri, 14, parliamo sempre con beneficio di inventario rispetto alla SNAM, 15 punti, dunque i carabinieri di Bologna dovrebbero avere vinto il titolo nonostante la bella vittoria di Gennaro di Napoli, un atleta che si è ritrovato, lui stesso forse non credeva a questo successo, battere Panetta, battere Pusterla, Bennici, Modica e tutti gli altri, veramente oggi una condizione eccezionale, subito a Bleggi per il vincitore. Di Napoli, complimentato da tutti, da colleghi giornalisti, da appassionati. Allora, innanzitutto complimenti per questo grande rientro. Dicevamo poc'anzi che Radio Atletica dava un Gennaro di Napoli nuovo, ho visto che hai salutato anche Ciuffo che tanto fastidio ha dato a Zurigo lo scorso anno, quindi nuovo in tutto. È una piacevole sorpresa anche per te, penso. Sì, una sorpresa per tutti, infatti mi si complimenta perché su questa distanza sicuramente che non mi si addice, perché negli altri anni facevo la gara 12 km sono tanti. Vado dietro Panetta, poi dopo 8 km faccio lo scioccone, come si dice. Però non lo so, è sicuramente un Napoli nuovo, è stato lontano per 2 anni per un infortunio, da grandi appuntamenti. Speriamo che da questa gara, visto che non mi capiterà molto spesso di trovare un percorso così meraviglioso, mi auguro che in futuro si farà un bel cross delle nazioni, dove io riesca a correre bene e i tecnici possano avere fiducia di me, di un mio piazzamento. Volevo ringraziare il mio allenatore Claudio, volevo ringraziare... Balisa, ovviamente. Balisa, sì. Volevo ringraziare i miei genitori e tutti coloro che mi hanno aiutato a venire fuori da questo brutto momento. Gennaro, già alla fine della scorsa stagione davi segni concreti di risveglio. Cos'è accaduto in questo inverno? Ti vediamo bello, asciutto, in forma già all'inizio stagione. Beh, non abbiamo fatto altro che senza l'infortunio riuscire a correre di più. Volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare Francesco Panetta, Alessandro Lambruschini e tutto il mio gruppo della Snaga Smetano con Renato Gotti, Armuzzi, Migidio, Urifa, Stefano Parma, che mi hanno aiutato a correre di più. Sì, no, è Arlati che mi è stato vicino. Sì, infatti è un buon piazzamento, speriamo di riuscire a portare a casa questo titolo, sarà un po' difficile. È questione di un punto forse fra voi i carabinieri, vediamo come va a finire. L'importante è che abbiamo ritrovato un Di Napoli, poi se la società, la SNAM non riesce a vincere, pazienza, purtroppo non abbiamo la squadra, però i carabinieri, polizia hanno schierato un bello squadrone. Comunque volevo cogliere l'occasione anche per salutare e per ringraziare Gigliotti, che è il nostro responsabile, e che giù a Tirrenia ci dà una gran mano. Gennaro, la domanda è scontata, il tuo futuro su quale distanza si giocherà? 1500 oppure pensi già ai 5000 come molti dicono? No, di Napoli penso ai 5000, 5000 per riuscire a vincere, una cosa importante che in questi ultimi 3 anni mi è sfuggito un po' tutto, e ovviamente 1500 perché se voglio vincere questa gara... Bauman insegna che bisogna correre in 3.33 per poter vincere un grande 5.000. Un'ultima battuta, tu devi difendere un titolo iridato al coperto sui 3.000, a Barcellona questo titolo sarà di nuovo in palio, che farai? Ma diciamo che dopo questa gara qui qualcosa salta, sicuro. Io vorrei riconfermarmi se è possibile, riuscire a presentarmi a Barcellona per tentare di rivincere questi 3.000, anche per dimenticare questa età che ho veramente dei brutti ricordi, mi auguro di lasciare un bel segno per poterci ripassare ogni volta con gran felicità. Grazie Gennaro, una battuta anche ai colleghi, Franco Fava, su questo nuovo Gennaro di Napoli. Beh, certamente un Gennaro di Napoli nuovo che abbiamo riscoperto oggi su questo splendido percorso che ovviamente si addiceva a lui, ed è una vittoria che lo lancia sicuramente per una grande stagione sui 5.000, io direi anche che qualche puntata sui 10.000 come fece Stefano Mei una decina d'anni fa non gli farà male. Sentito il giudizio di Franco Fava, grande campione del passato, oggi collega giornalista, sentiamo anche Narducci, che ha detto dello sport. Beh, ieri si diceva che su questo percorso Gennaro poteva essere la grande sorpresa della giornata. Così è stato e dimostra che le sue distanze sono quelle lunghe, e questo lo invita ancora di più a cercare i 1000 per la prossima stagione. Grazie, hai sentito i colleghi di due autorevoli giornalisti, vuoi chiudere in bellezza? Cosa delle barre? No, io auguro innanzitutto sicuramente agli atleti italiani di poter fare un bel bottino di medaglie in futuro, solo detto questo vorrei che tutti gli atleti italiani stessero bene, e non voglio ricalcare la solita brutta storia che ho avuto, però vorrei che tutte le cose andassero bene. Mi auguro i prossimi 6-7 anni che mi rimangono di non avere più problemi e di proseguire in questa strada. Oggi godiamoci questa giornata, non ne capitano spesso, ripeto, perché di Napoli è un po' imprevedibile. Grazie, Severo, l'antico detto latino che chiunque artefice la sua fortuna, Gennaro di Napoli è la sua strada buona. Chiudiamo con